questa domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. Miei cari, essendo il mese di ottobre, il mese del Rosario, continuiamo qualche riflessione su questa pia pratica cristiana e mariana. Proprio su questi due aspetti del Rosario vorrei soffermarmi brevemente. Il Rosario, la cui parola significa corona di rose, o rosetto, o mazzo di 50 rose, quanto sono le Ave Marie di un Rosario, esprime il nostro amore a Gesù e a Maria. Il Rosario è una preghiera mariana, in quanto si recitano le Ave Maria, la Salve Regina, e poi perché la Madonna, in tutte le sue apparizioni, a Lourdes, a Fatima e ora a Medjugorje, mostra sempre di gradire questa preghiera, e per questo la raccomanda sempre. Sappiamo però che la Madonna non tiene mai nulla per sé, ma tutta la gloria che riceve dai suoi figli la indirizza al suo unico figlio naturale, Gesù. Possiamo quindi affermare che il Rosario è sì una preghiera mariana, ma è soprattutto una preghiera cristiana e addirittura trinitaria, cioè che rende onore e gloria al Salvatore e alle tre persone divine. Pertanto nel Rosario sono importanti le Ave Marie, ma sono più importanti il Gloria e il Padre Nostro e soprattutto la meditazione dei misteri che ricordano la vita di Gesù. I 20 misteri del Santo Rosario sono come le 20 tappe del cammino terreno di Gesù che ogni giorno noi possiamo ripercorrere e rivivere. Nella recita del Rosario, per vincere la monotonia delle Ave Marie, dobbiamo lavorare anche un po' di fantasia e ricostruire ad ogni decina il mistero evangelico che viene contemplato. Meditando in questo modo i misteri del Rosario, potremo diminuire le distrazioni e sperimentare la serenità e la gioia di stare per un quarto d'ora in compagnia di Gesù e della Madonna. Il tema delle tre letture sacre ora proclamate è quello dell'accoglienza, della condivisione con chi soffre, della carità, dell'amore. Potremmo considerarlo la continuazione del Vangelo di domenica scorsa, che ci ha raccomandato l'amore non solo per quelli che ci amano, ma per tutti, perfino per i nostri nemici. A ben guardare, questo è il tema fondamentale di tutto il Vangelo, l'amore di Dio e l'amore del prossimo. La prima lettura, tolta dal primo libro dei Re, parla dell'accoglienza e dell'ospitalità che Elia ha ricevuto dalla povera vedova di Sarepta e del miracolo compiuto dal profeta per togliere dall'imbarazzo la vedova, moltiplicando la farina e l'olio che si erano esauriti nella madia. Il profeta Elia è quello che ha combattuto contro il culto pagano del dio Baal, favorito anche dalla regina Jezabele, nono secolo avanti Cristo, per sostenere il culto di Yahweh.
È rimasta famosa la sfida avvenuta sul Monte Carmelo tra i seguaci del dio Baal e quelli del vero dio. Dovendo fare un sacrificio, i seguaci di Baal invocarono per una giornata intera la divinità perché mandasse dal cielo il fuoco per bruciare l'animale sacrificato, ma non ottennero nulla, mentre è bastata una sola invocazione dei seguaci di Elia per far scendere dal cielo un globo di fuoco che ha consumato il sacrificio. Il profeta Elia viene ricordato come il profeta per eccellenza dell'Antico Testamento, tanto da venire scambiato nel Nuovo Testamento con Gesù. E ciò spiega perché lo ritroviamo sul Monte Tabor, insieme a Mosè, a rappresentare la legge e i profeti durante la trasfigurazione. Anche San Paolo nel brano di Lettera agli Ebrei parla di ospitalità, di amore fraterno, della necessità di ricordarsi dei carcerati, di quelli che sono maltrattati. L'Apostolo ha anche una espressione apparentemente strana quando dice: il matrimonio sia rispettato da tutti e il letto nuziale sia senza macchia. Gesù raccomanda anzitutto a tutti di rispettare il matrimonio, ossia l'unione di una sola donna con un solo uomo, perché è una istituzione divina. E a poco o a nulla serviranno gli sforzi demoniaci per demolire la famiglia, la quale rimarrà sempre il fondamento, la cellula vitale della società e della Chiesa. Gesù raccomanda inoltre che il letto nuziale sia senza macchia. Che cosa vorrà dire? Potrebbe voler dire che ci sono due modi di convivenza tra due coniugi: un modo umano, rispettoso l'uno dell'altro, benedetto da Dio, e un modo disumano, talvolta bestiale, irrispettoso della dignità dell'uomo e della donna. Anche nei rapporti intimi tra coniugi si deve rispettare la virtù della castità. E quando viene meno questo rispetto, lo si deve accusare in confessione. Istintivamente mi viene poi alla mente un fatto di cronaca di questi giorni, cioè il fatto che a Stoccolma sia stato dato il premio Nobel all'inventore della nascita in provetta, quasi a volere ufficializzare questo metodo riproduttivo. Noi come cristiani gioiamo per i 5 milioni di bambini che ora sono vivi e vegeti, ma non possiamo approvare queste tecniche, affermando che l'atto generativo deve essere frutto di un atto di amore tra un uomo e una donna consacrati nel matrimonio. La Chiesa insegna che per guarire la sterilità dell'uomo o della donna, la strada da imboccare è un'altra, è la strada della ricerca, come è avvenuto per le cellule staminali. All'inizio tutti pensavano che solo le cellule degli embrioni servissero per guarire certe malattie, uccidendo però delle persone. Mentre la ricerca scientifica ha dimostrato che sono molto più utili le cellule staminali degli adulti, che ora permettono di guarire molte malattie senza provocare danni alle persone. Il proverbio dice che chi va piano va sano e lontano. La Chiesa cammina sempre piano, ma va sempre lontano. Fidiamoci di essa. Nel brano di Vangelo di Matteo, l'espressione più rilevante è la prima: chi accoglie voi, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Gesù riafferma la sacralità della persona. Ogni persona, chiunque essa sia, a qualsiasi nazione appartenga, qualunque sia il colore della sua pelle,
Ogni persona è immagine di Dio e per questo merita rispetto e amore. Conclusione. Il mese di ottobre non è soltanto il mese del rosario, ma è anche il mese missionario, perché in esso si celebra la giornata mondiale delle missioni all'ultima domenica di ottobre. E quindi siamo invitati ad interessarci e a pregare per le missioni più del solito. La missionarietà non riguarda solo i cosiddetti missionari che lasciano il loro paese e vanno nelle terre lontane a portare il Vangelo. E noi ci gloriamo di avere attualmente in parrocchia tre missionari, Don Vittorio Ferrari in Perù, Don Giambattista Inzoli, in partenza anche lui per il Perù, e Fratel Baldo, laico religioso, oltre a tante suore religiose e laiche. A loro in particolare rivolgiamo oggi il nostro pensiero, la nostra riconoscenza, il nostro affetto e la nostra preghiera. Papa Benedetto XVI l'anno scorso ha istituito il Pontificio Consiglio Vaticano per la rievangelizzazione dei paesi già evangelizzati, come i paesi europei, compresa la nostra cara Italia, nonostante sia la sede del Papa. Ma senza andare troppo lontano, possiamo ritenere che anche la nostra Cesano è terra di missione. Ogni nostra famiglia è terra di missione e addirittura ciascuno di noi è diventato una terra di missione. La rievangelizzazione deve dunque incominciare da noi, risvegliando e rafforzando la nostra fede. Papa Benedetto ha chiamato i missionari e le missionarie le avanguardie del Vangelo e invita a pregare lo Spirito Santo e la Madonna, stella della evangelizzazione, perché tutti i credenti, noi compresi, sentano la responsabilità e la bellezza dell'annuncio evangelico.